con Roberto Manassero di My Movies per presentare il film Hope di Maria Sodal al cinema da giovedì 12 maggio 2022. Ben trovato. Buongiorno, grazie dell'invito. Che racconto è questo del film? Il film è la storia di una donna, Anya, credo sia la pronuncia giusta in norvegese, che è una regista teatrale, una signora di una cinquantina d'anni che è tornata a Oslo alla vigilia di Natale, siamo il 23 di dicembre, tornata dal compagno che è un produttore e dalla numerosissima famiglia, proprio alla vigilia delle feste scopre di avere un tumore al cervello. Quindi è un film sulla malattia, è un film che affronta il calvario di una donna e dell'uomo che la ama, per conoscere lo stadio di avanzamento del tumore e capire se è possibile intervenire. È un film che si svolge in una decina di giorni, dal 23 di dicembre al 2 di gennaio, dal momento del ritorno a casa della protagonista all'operazione che forse il titolo dà una piccola speranza, visto che in italiano significa speranza, che forse potrebbe fare qualcosa per la sua malattia. Non è però un film sulla malattia, ma è sul modo in cui questa donna affronta quello che potrebbe essere l'inizio del cammino che la porterà alla morte. Quindi è un film molto intenso e molto difficile anche da realizzare, visto la fragilità, la delicatezza del tema. Cosa ti ha convinto? Convince proprio questo, la delicatezza del tema e la capacità della regista, che è anche sceneggiatrice, di affrontarlo tenendosi a distanza dal melodramma, che in questi casi è quasi inevitabile, e a distanza anche però dalla rappresentazione un po' fredda, poco empatica del percorso di dolore. Quindi riesce a stare a una giusta distanza, direi, rispetto allo scadere nel drammatico oppure nello scadere semplicemente nell'osservazione. Perché il film e poi è tutto sulle relazioni, cioè sul modo in cui questa donna, a fianco all'uomo che sta con lei da una trentina d'anni, con cui ha fatto 3 figli e che vivono insieme ad altri 3 figli che l'uomo aveva in precedenza, quindi hanno figli che vanno dall'età del bambino all'età adulta, come questa donna cerca di gestire la relazione col marito, col compagno, la relazione con i figli, il fatto che ci sono le feste, quindi ci sono le visite dei parenti, il fatto che durante le feste ci sono i servizi medici rallentati, e riesce a creare tutta una serie di situazioni quotidiane profondamente realistiche, però a ricondurle sempre a una dimensione psicologica, a una dimensione esistenziale quasi, riuscendo a essere emozionante e al tempo stesso molto preciso. Di Maria Sodal, di cui in Italia credo sia il primo film ad arrivare, cos'altro sappiamo? Ma è una regista che ha una cinquantina d'anni, che ha già girato diversi corti prima di passare all'ungo. Il suo primo film è una collezione di cortometraggi del 2000 e poi l'altro film importante si chiama Limbo, anche in quel caso una storia corale, però ambientata tra la Norvegia e il Trinidad, per cui è una storia che non ha molto a che fare con il film che invece sta per uscire, Hope. Hope è un film di 2 anni fa, quindi si è girato nel 2019, che esce solo adesso, però ecco, è una regista che nonostante non sia molto conosciuta, nemmeno troppo in ambiente festivaliero, e che ovviamente non è conosciuta qui in Italia, che non ha nemmeno una grande esperienza, in realtà poi in questo film rivela una maturità stilistica nella capacità proprio di stare vicino ai personaggi, di non eccedere con uno stile eccessivamente formale, ma proprio di utilizzare un linguaggio molto classico, molto tradizionale. Un tempo si sarebbe detto che questo è un classico film borghese, un film per adulti, che è efficace e perfettamente adeguato al tema che tratta il film. Il film Hope di Maria Sodal, distribuito da Movies Inspired, al cinema da giovedì 12 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Roberto Manassero di My Movies. A presto! Grazie a voi, arrivederci.